Un buongiorno a tutti quanti, e un buon venerdì, e un buon fine settimana lavorativa. Anche che io oggi ho fatto pausa perché non me la sono sentita lavorare perché raffreddore. A volte, magari, siamo in obbligo di rimanere a casa. Questa volta è stato anche per la malattia, per raffreddore. Ma adesso vediamo un poco cosa succede. Vogliamo mettere tutto nelle mani di Dio, soprattutto il Signore ci aiuterà anche in questa situazione. Per tutti coloro che in questo momento si trovano in questa situazione, nonostante che io l'abbia addosso, do conforto a tutti, perché veramente in questa situazione è una situazione molto brutta. Si perde anche il palato, il gusto e ogni cosa. Ogni cosa che viene davanti agli occhi sembra diversa dal normale. Ci sono cose che a volte magari prima ci piacevano e in questo momento ci disgustano. Ma solo vi dico, stiamo fermi nella fede e andiamo avanti. Con questo voglio invitarvi a pregare. Stamattina ho lanciato questo messaggio. Buongiorno e buon fine settimana lavorativa a tutti. Vi amo con tutto il cuore, c'è un errore, lo correggo, così vi insegnate come si fa, modifica. Con cuore, amen. Visto? Così si correggono i posti vecchi. Entrando in questi tre puntini per il computer, nel telefonino ci sono anche. Ok, accostiamoci alla preghiera e ringraziamo il Signore per tutto quello che sta facendo nella nostra vita, come ci aiuta, come ci porta avanti. Padre Celeste, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che stai facendo nella nostra vita, Signore. Benedici ancora la vita di tutto il mondo che in questo momento sta alla deriva, sta cercando un rifugio, un riparo e a volte magari non sa da chi rivolgersi, a quale santo rivolgersi, ma per me esisti solo tu, mio Dio, direttamente a te attraverso Gesù. Questo è un mio sentimento, Padre, e vorrei che questo sentimento sarebbe influito in tutto il mondo, perché ho riconosciuto che non c'è Dio all'infuori di te che può portare salvezza, amore, ricchezza spirituale e fisica. E tutto quello che abbiamo chiesto a te, secondo la tua volontà, tu ce l'hai donato. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo, perché tu sei il Re dei Re, tu sei l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Grazie, Padre. Con questo, Padre, ti voglio pregare per tutto l'universo, benedici ancora le nostre famiglie, benedici ancora mia moglie, i miei figli, Signore, ancora mia nuora, mio genero, ancora i miei nipotini. Sì, Signore, benedici ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono qui in Germania e in Sicilia. Benedici ancora tutto il mondo, le mie sorelle, fratelli, amici e anche nemici, Signore, se io ne abbia ancora qualcuno che possa diventare migliore dei miei amici. Perché? Perché li amo e non voglio perderli. Nonostante se io abbia sbagliato verso di loro o loro verso di me, ci possa essere un'amicizia e un perdono reciproco.
Grazie Padre, ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto e incoronato sempre in eterno. Amen. Gloria a te Padre, ti ringrazio Padre per quella gioia che tu ci stai donando oggi, domani e sempre in eterno. Amen. Miei cari nella grazia, concludendo questo video, vi do alcune informazioni. Nel mio sito ci sono alcune cose che ho fatto recente, se volete visitarlo. Il nome è www.gesulaluceelmondo.it. Ve lo mostro qui, così lo vedete. Qua, vedete? Ve lo seleziono, è così aperto. www.gesulaluceelmondo.it. Vedete? Qui è selezionato sopra. Questo è il sito, appena si apre ci sono queste immagini che sono dei GIF che il Signore mi ha fatto fare. Sicuramente vi piaceranno. Lo sto scendendo piano piano, ci dovrebbe essere molto più tempo per vedere questi GIF, ma il tempo non voglio dedicarlo altrove, perché oggi, se Dio vuole, vorrei fare qualche altro video, se ho il tempo, sulla parola del Signore. Chi è interessato può vedere questo video, questo, ma non c'è niente di nascosto. Andando nel mio sito lo potete visitare. La pace del Signore sia Ecco, si è con tutti. aperta il play del Stasera, sito. Lo chiudo subito. con il permesso del Signore, Bene, vi perché saluto prima ho nella pace del pregato, Signore. Dio di vi poter benedica. registrare. Amen.